Buonasera, ben ritrovati. Classico appuntamento del lunedì con Dilettanti per dire tante novità in questa puntata, perché ne parleremo con i nostri due ospiti. Insomma, sembra che l'avventura di Giovanni Kötting sulla panchina dello Sporting Belenzago sia arrivata ai titoli di coda. Andiamo subito a presentare chi è qui con noi, il presidente del Baveno Raffaele Ranchini, che ha cominciato il 2015 alla grande come aveva chiuso il 2014. Un grande Buonasera. Baveno. Presidente, cosa chiedi al 2015? Il secondo posto, il playoff? Buonasera. No, io so che un settimanale nostro ha parlato del Baveno come la squadra che ha fatto più punti nel 2014. Ripetersi nel 2015 questo episodio significa che ci manterremo in zona playoff in questo campionato e faremo un buon girone d'andata l'anno venturo, per cui mi va bene ripetere lo scorso anno solare. Sono contentissimo di quello che sta Poi voglio succedendo. parlare anche di altro, cioè nel senso a proposito di anno solare, a proposito del 2015, voglio anche capire com'è la situazione legata allo stadio, ne parleremo dopo. E insieme a Raffaele Ranchini, uno dei grandi esperti di calciomercato del nostro territorio, insieme a Guido Ferraro, Roberto Cominoli. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Allora, ieri hai visto lo Sporting, tra poco ci Sì, vedremo la è partita, sabato il Gozzano. e sabato il Gozzano, però possiamo già darlo quasi per ufficiale. L'esonero di Insomma, Giovanni Kötting. ma io ieri ho parlato a fine partita col patron Massaro e lui mi ha risposto molto correttamente. Martedì siamo in assemblea, come al solito, riunione come al solito a fine mattinata da noi e ne parleremo, così mi ha detto. Io ho letto Noi non dei possiamo limitarci a queste dichiarazioni di comodo, giuste, che si fanno in questi casi e quindi dobbiamo pensare a chi potrebbe succedere a Kötting, perché adesso al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, adesso l'aritmetica dice che Kötting è out, perché mi pare che sono 2 punti nelle ultime 6 partite. 7 forse, 2 nelle ultime 6, se non vado beh, due errato. nelle ultime 5 o 6 o 7, sono poche rispetto a quello che ha fatto prima. Inframmezzate anche dal 3-0 di Coppa Italia a Porto San Pietro. Esattamente. Anche se nelle ultime gare ci sono 10 assenti e 5 o 6 nuovi. Ieri hanno fatto il loro esordio due giocatori ancora. La squadra ha cambiato a oggi 32 giocatori. Se fosse una squadra in fondo alla classifica, come il Borgo Manero o il Valle d'Aosta, che ne ha cambiati 34, Borgo Manero che ne ha cambiati anche lui 32, la cosa la capirei. Una squadra che fino a un mese e mezzo fa era prima, seconda, terza, quarta, adesso è ottava, nona, qualcosa del genere, Decima. 32 giocatori cambiati sono tanti, sono l'indice che qualcosa non ha funzionato, nel bene o nel male, ma soprattutto questa volta nel male. Allora, parliamo anche di identikit di Sì. possibili, poi ripeto, ci sarà domani la giornata per capire se effettivamente la Sì. società deciderà per l'esonero di Kötting. Insomma, i nomi sono sempre quelli, no? Si parla di Scola che è Sono stato sempre quelli, ma adesso ce n'è uno nuovo. uno che ieri, se non sbaglio, forse era anche in tribuna ad Scriveva, ma annotare, io non l'ho scriveva, come scriveva. un fesso non l'ho riconosciuto. Poi quando mi hanno detto, guarda che, ho detto, ah già, era lui. Perché Perrone, io lo sì, Perrone, sì, Carlo Perrone. ex tattico anche di Tessera a Novara, se non ricordo Sì, male. ha fatto il secondo a Tessera. Sì, ha fatto il tattico più che il secondo. Il secondo l'ha fatto, credo, a Mondonico e anche forse ad Aglietti, ancora. Comunque lui è come allenatore vero da solo, ha fatto molto settore giovanile a Padova dove ha smesso la carriera in A, nel Cittadella, è stato anche un po' direttore sportivo nel Sud Tirol, nell'Alto Adige, dove ha conosciuto Tesser, ecco perché poi si sono ritrovati a Novara, e ha allenato anche un anno in eccellenza, non ricordo più la squadra, ma poi te la dirò, in Veneto, ha fatto un anno anche di allenatore di Può eccellenza. essere una candidatura giusta? Beh, il nome c'è, l'esperienza da un punto di vista di primo allenatore è un anno di eccellenza e poi tante volte il secondo è il tattico in Serie B anche. Allora, ti voglio farti questa domanda a tutte e due, perché quando eri venuto l'ultima volta un paio di mesi fa, Ne Roberto, avevamo parlato un po', avevamo parlato e avevi detto lo Sporting sicuramente arriva ai playoff. Ah, sicuro, con quella Invece, se squadra. guardiamo la classifica, Adesso non più cosa è ne ha successo cambiato. in queste 2 mesi? È successo che le scelte di quest'estate sono state, credo dal patron, credo, Sconfessate. sconfessate. Quando tu cambi 10 giocatori, o comunque 6 li cambi e 4 se ne vanno,
forse perché vedono che non c'è più molta fiducia in loro, vuol dire che hai modificato pesantemente, almeno per il 60-70%, le scelte fatte dal tuo allenatore e dal tuo direttore sportivo. Questa è un'innegabile verità. E quindi, quando sono stati cambiati quei 10 giocatori, io ho capito che la campana e a martello suonavano sicuramente per Cutting e pensavo anche per il direttore sportivo, per Ezio Barbero. Domani vedremo che cosa succederà, ma certamente c'è stata una rivoluzione. E quando, questo è un parere mio personalissimo, e lo dico perché non ho nessun problema a dirlo, quando si rompono i giocattoli, con la colla non si riaggiustano più. Quindi questo adesso diventa un anno, un ritorno abbastanza delicato per il Bellinzago. Chiunque ci sia in panchina. Deve guardarsi a questo punto magari... No, adesso non esageriamo. No, dico magari più dietro che davanti. Ecco, adesso bisogna stare attenti, giocare partita per partita, vedere di far punti, portarsi in posizione tranquilla, dopodiché quando si arriva alla salvezza aritmetica, boh. Raffaele, ti ha sorpreso questa situazione? Sì, mi ha sorpreso nella misura in cui ho visto una società bella tosta, bella organizzata, con l'amico Massaro che sapeva che cosa voleva, un direttore come il Turino, il Mauro Turino, che è una persona che sa il fatto suo dal punto di vista organizzativo. Io quando avevo già visto la sostituzione di Cretaz, lì avevo già visto una società che voleva avere delle certezze per quanto riguardava il futuro. Cretaz l'aveva già sostituito nel corso della scorsa stagione. Barbero lo conosco in quanto ha fatto tanta eccellenza come... Tanti anni fa. Sì, esatto, come poi è subentrato il fratello, perché anche il fratello era crescentino a suo tempo. Comunque so che è una persona che conosce il mercato e sa come muoversi, questo senz'altro. Non credevo, cioè io quando ho visto, per me è stato già un fulmine a ciel sereno, la rivoluzione ante natalizia, cioè questo mi ha stupito. E poi le conseguenze le stiamo vedendo adesso, e su Cutting personalmente non ho nessun tipo di remora, perché è una persona che conosce, che ha la sua esperienza. Mi sembra di vedere il Pinuccio Fornara come caratteristiche, con Pinuccio Fornara qualche anno fa, per fare il paragone con Cutting. E posso confermare quello che diceva l'amico Cominoli a proposito del giocattolino che si rompe, e in questo senso io mi picco di essere, di aver attraversato un momento difficilissimo. Volevo arrivare qui, l'avrei fatta domani. Ci sei arrivato. Sì, perché voglio dire, il terreno scotta sotto i piedi. No, io sono contento, soddisfatto e orgoglioso anche di aver superato il problema personale di quello che è accaduto l'anno scorso con il mio tecnico, il mio allenatore Pissardo, perché questo avrebbe veramente significato a Baveno l'inizio di una serie di problemi che non avrebbe comportato la sostituzione di un'altra figura tecnico, istituzionale, organizzativa nel Baveno. Cioè Pissardo è nato con i Pulcini del Baveno e la prima squadra del Baveno in seconda categoria 11 anni fa, con lui abbiamo costruito tante cose, con lui e con la dirigenza, con il patron, cioè abbiamo costruito tante cose assieme, abbiamo inserito nella società delle persone giuste al posto giusto, perché io ritengo che Roberto Caretti svolga perfettamente la funzione di direttore generale, che Paolo Piazzani sia splendido come responsabile del settore giovanile, e che di conseguenza abbiamo questo staff dove ogni persona sta al proprio posto, e io mi auguro e sono convinto che i risultati che il Baveno sta ottenendo nel corso di questi ultimi anni, nella fattispecie l'anno scorso e quest'anno, sono anche risultati di una serenità, poi i problemi ci sono e le riunioni ci sono, però di una serenità generale che noi società diamo allo staff tecnico. Vi faccio questa domanda, tornando allo Sporting, voi vi sareste aspettati magari
una presa, cioè, di coscienza di quello che era successo anche dalla parte dello stesso coaching e magari delle dimissioni. Io pensavo che potesse anche dimettersi magari un mese fa, Roberto. Però da quel che mi risulta, io non gli ho fatto la domanda direttamente, perché queste sono cose che, insomma, Coutinho è una brava persona, un ottimo allenatore, un amico, e quindi non si va a chiedere perché non hai dato le dimissioni. Io non arrivo a fare queste cose. Però qualcuno glielo deve avere chiesto e pare che Coutinho abbia risposto: io da parte mia non ho remore, nel senso che mi pare di aver fatto tutto quello che... No, io dico quando sono andato via Montingelli, sì, e Rossi, che aveva voluto lui, insomma. È cominciata lì la faccenda. Ma appunto, ti faccio notare... Io dico quello, dopo che sono certo, quei suoi giocatori, ti faccio notare che a livello di battuta Mazzini ieri ha fatto due gol nell'Olginatese, Rossi ha segnato all'esordio quando alla prima partita. Cioè, non sono stati mandati via dei giocatori scarsi, secondo me. Ma qualcuno la pensa diversamente. Io sono d'accordo con te. Ecco, non è che hai detto vabbè, questo è scarso, via, questo è scarso. Sono state scelte che sono cadute dall'alto per Coutinho sicuramente, e quindi giustamente dici tu: come mai non ha reagito in questa maniera? Bisognerà chiederlo lui quando le cose saranno finite. A me piace dire cose giuste. È innegabile che nell'ultimo mese certi giocatori non avessero reso, cioè Rossi d'inizio anno era un giocatore, bene, ma il Rossi che abbiamo visto nell'ultimo mese era un altro giocatore. Se tu mandi via Rossi e Montingelli a Coutinho allenatore, girano un po', dici. Che li ha portati, girano. Ecco, se mandi via, vabbè, Crea ha giocato poco, quindi se non si è integrato, certo. È un ragazzo giovane, o li mandi via o gli dici, o chiede ad andare via, tu dici sì vai pure, per carità, sì, di Dio, saudade di Sondra, anche il direttore sportivo che le hai scelti magari dice: com'è qua? Quello che dicevo. Io le ho pensate tutte queste cose, però i soldi li mette Massaro, capisci, e comanda lui, eh. Sì, no, ma non è stavo dicendo il contrario, noi stavo sì dicendo, lo so, capito, cioè io e Raffaele che annuiva, ci saremmo aspettati magari proprio una presa di distanza da parte del... Assolutamente sì, però io so benissimo, perché lo conosco da anni come avversario, che Coutinho è un signore. Quando io prima ho fatto l'esempio col Pinuccio Fornara, mi riferivo appunto non tanto al fatto tecnico, che è indiscutibile, cioè sono persone che sono mille anni che calpestano i campi di calcio, però sono dei signori, la dimostra che quando Coutinho allenava il grande Santià, che vinse il campionato di eccellenza, aveva nella sua juniores Coutinho Junior. Figlio. E parlando con dirigenti del Santià, sostenevano e dimostravano che talvolta Coutinho Junior veniva portato in panchina, però che il papà non ha mai spinto più di tanto la presenza del figlio nella prima squadra, perché evidentemente aveva la coscienza che non era un giocatore adatto per l'eccellenza. All'eccellenza, tant'è vero che gioca tuttora in promozione nel Cedro Boldengo, è qualcosa del genere. Sì. Presto. In una squadra ambientale. Poi ci vediamo la partita. Ecco, Ranchini, però, guarda che poi l'ha fatto giocare un po', eh? Sì, poco. Poco. No, quando ormai, insomma, quello era abbastanza. Vabbè, vi lascio discutere di questo. Intanto ci vediamo in servizio della sconfitta dello Sporting. Vinto. Esce sconfitto con più di qualche recriminazione lo Sporting Bellinzago, che viene battuto qui al Comunale d'Alchieri per 4-2. Andiamo in cronaca: dopo 11.000 minuti Cironava alla conclusione, la sfera finisce sul fondo. Al 14esimo il vantaggio dello Sporting, batti ribatti in area, respinta di turno su tiro di Massaro, Carriero trova il vantaggio. Passiamo poi nella ripresa, al 9° c'è il pareggio rocambolesco del Chieri, c'è un fallo di Rizzon su Semioli e pare davvero che questo avvenga fuori area, per l'arbitro però è calcio di rigore e Lazzaro batte Girardi, così pareggia la contesa. Al 19esimo poi ancora Lazzaro buca la difesa su assist di Spera e trova la stoccata vincente. Lo Sporting però trova il pareggio con Visconti, che dalle retrovie arriva di testa e insacca magistralmente alla mezz'ora. 9 minuti dopo però vantaggio ancora del Chieri, Spera crossa per Cimarusti, difesa dello Sporting colpevolmente ferma e la sfera finisce in rete. Il 4-2 finale è una perla di Cimarusti, che pesca il 7 infilando Girardi. Punteggio finale dunque Sporting Bellinzago 2, Chieri 4. Anche niente. Dunque, andiamo anche subito a sentirci le parole di Zincala, perché Coutinho è andato via subito, finita la partita ieri, non siamo riusciti a intervistarlo, confermino Roberto? No, non è che è andato via, probabilmente gli è stato chiesto e ha declinato l'invito.
bisogna essere. Io voglio tanto bene a Coty, ma anche questa cosa gli rimprovero solo questa cosa. Nelle ultime sconfitte poteva venire a dire ho perso perché, ho perso per qui, ho perso per là. Sicuro anche con la Novese, vero? Ecco, e un paio di volte non si è presentato, io c'ero e sono testimone. Una volta ha rimediato Torino, ieri non ha rimediato nessuno. Sentiamoci Zinchella allora, va. Ecco. Un secondo tempo davvero giocato magistralmente da parte vostra, una partita a due facce. Sì, ripeto, aiutati dal vento, che chi giocava col vento a favore era avvantaggiato, però poi la squadra, secondo me, nel primo tempo pensava troppo al vento, non si può giocare, eravamo un po' in balia dell'alibi del tempo. Invece volevo dire, dei giocatori dal primo e secondo tempo, secondo me il contrasto o saltare di testa o fare una diagonale, o quindi il calcio, non c'entrava niente il vento, e molte cose non le abbiamo fatte. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Una vittoria molto importante anche e soprattutto in chiave classifica. Sì, noi siamo partiti malissimo le prime tre, difatti la prima, l'andata con il Bellinzaga, abbiamo perso, abbiamo fatto le prime tre sconfitte, quindi siamo partiti in ritardo. Sono convinto di avere a disposizione una buona squadra a livello tecnico, quindi guardiamo domenica per domenica e poi facciamo i conti alla fine. Quella volta là, quando aveva... Dunque, abbiamo sentito le parole di Zichella. Torniamo sulla classifica di Serie D, perché parliamo anche del Borgomanero. E sì, ti chiedo questo, no? La Caronese è un po' rallentato. È un discorso, lo chiedo a tutte e due, tra Cuneo e Chieri, come sembra in questo momento dire la classifica e il momento di queste due squadre, Cuneo che ha preso mister promozione Iacolino e Chieri che con la vittoria di ieri è giunto a quota 13 risultati utili consecutivi, quindi è un discorso tra Cuneo e Chieri, sono loro le due grandi favorite, posto che la classifica comunque è cortissima perché ci sono la bellezza, sì, di è tutto tutto corto, sette squadre in sei punti. È tutto corto, ma bisogna guardare lungo. Io nel pezzo di commento di oggi in Serie D sulla Gazzetta io ho scritto: il Cuneo si porta meno uno guidato da Iacolino, parentesi, 5 campionati vinti in Serie D, chiuso parentesi. Ora uno potrà dire quello che vuole, ma 5 campionati li ha vinti Salvatore Iacolino. L'ipotesi che vinca il sesto esiste, visto che ci sono così tanti precedenti e ben pochi al mondo possono vantarli. Poi adesso vedi tu. È la tua favorita allora? Beh, a questo punto sì, a questo punto sì, anche perché qualcuno di quelle di quella zona lì tanta voglia di andare a pagare il Chieri, attenzione, perché no, cambiato... tanta voglia di andare a pagare 600.000 euro di fideiussioni, la Prosettimo che sta facendo benissimo, non più teorica, presidente, 600.000 euro, Roby, di soldi il Chieri, che ha il nuovo presidente, una nuova proprietà da 365 giorni con Gandini, se non vado errato, non posso dire niente sul Chieri, ecco, perché non conosco abbastanza. È una società che potrebbe voler fare salto, eh? Bene, se lo vuol fare deve combattere, e dovrà Cuneo combattere col Cuneo. Qualche spiffero di situazione economica non floridissima c'era stato nelle scorse settimane, tu lo sai. Sul Cuneo? Il Cuneo ha dei debiti, su questo non c'è dubbio. Questo lo posso scrivere anch'io. Tutti lo potranno. Quando si va in Lega Pro e poi si scende con i debiti. Vuoi che ti faccia 127.000 esempi? Vuoi che ti racconti quanto tempo ci ha messo il Borgosesia dopo essere stato per un anno in C2 a pagare regolarmente e fino alla fine tutti i debiti che aveva raggranellato in quell'anno lì? Se vuoi te lo dico, ci ha messo anni, sai. Però l'ha fatto. Certo che l'hanno fatto. E quindi giù il cappello. Ecco, bravo. Ma vuoi sapere quanti giocatori hanno schierato fino adesso il Borgosesia? Vai. 20. Ecco, voglio dirti questo, perché io l'ho detto Capisci, due mesi fa, quando era in difficoltà, ho detto... Tranquilli che il Borgosesia, zitto zitto, quando Piracini comincerà a segnare, si porta nella parte sinistra della classifica, e i risultati mi hanno dato ragione, perché, ripeto, ci sono tanti Iacolino, Zichella, certo, Manzo è nella top 5 dei migliori allenatori. No, di ma al di là del fatto che Manzo è un buon allenatore, c'è anche una società dietro che queste cose le ha vissute, le conosce, ci sono molti di quelli che hanno pagato quei debiti sono ancora lì a Borgosesia, certo. Sai? E sono stati fermi per anni e tranquilli, sono scesi in eccellenza, hanno fatto le loro cose, pian piano, poi sono risaliti. Adesso, prima di risalire un'altra volta, gli devi puntare il mitra nella schiena, secondo me. Quando lì giocano, si divertono, prendono pochi giocatori, cercano di scegliere il meglio, qualche anno andrà bene, qualche anno andrà meno bene, però... Sono un bel po' d'anni che vanno tra che la Serie D la conosco. Manzo di Battista è un tandem vincente. Insomma, e poi è gente con i piedi per terra, questo va detto, a volte fin troppo.
Allora ti faccio questa domanda e poi mi risponde il Presidente, a proposito di voli pindarici invece di programmazione. Secondo te il Baveno può puntare alla Serie D nel giro di un paio di anni, Roberto? Secondo me no, finché non ha messo a posto le sue, i suoi problemi di copertura della, del, di quella tremenda e pericolosissima tribuna. E no, perché andare in Serie D costa molti soldi e non credo che i dirigenti e i patron del, del Baveno abbiano intenzione di spendere tutti questi soldi, lo dico molto chiaramente. Però certo è una società che in questi anni ha incominciato a fare la storia dell'eccellenza, allora, da quando è salita. Cominoli dixit così, sic dixit, risposta del Presidente invece, chi meglio di lui? Allora, domenica 10-12 dicembre eravamo a Volpiano a giocare e ho fatto la solita chiacchierata che mi piace fare con i presidenti, i dirigenti delle squadre avversarie e quando ho fatto loro i complimenti al presidente del Volpiano, neo presidente del Volpiano, per la loro classifica che in quel momento era ancora più sorridente di quanto sia adesso, lui mi diceva: io sto seguendo anche il tuo settore giovanile, lui diceva di me, perché noi come voi abbiamo quattro squadre, tutte e quattro, e non siamo tante, soprattutto torinesi ce n'è, ma fuori Torino siamo, siete veramente in poche ad averle tutte e quattro dentro. È vero. Ai regionali. Quando, nei regionali. Quando i nostri 98, mi diceva il Volpiano, il Presidente, presidente del Volpiano, saranno pronti per la prima squadra, noi due lotteremo per vincere il campionato di eccellenza. Perché, e vengo ai discorsi dei costi, perché in quel momento noi avremo la possibilità di schierare tanto di nostro, di utilizzare dei giocatori fuori quota in basso come se fossero dei giocatori di categoria normale. Adesso, beh, se non ci fosse Gozzano, adesso potresti lottare per vincere l'eccellenza. Stai già sì, lottando, eh? Cioè, sì, però, che... però sì, starei lottando per vincere, ma in un campionato abbastanza di basso livello, voglio dire, devo riconoscerlo, perché io sono il primo che è contentissimo dei risultati che stiamo facendo, apprezzo il lavoro fatto da tutto lo staff tecnico, Pissardi in testa fino alla vecchia massaggiatore, ma è un campionato che da quando siamo arrivati alle 18 squadre è scaduto come livello, sì. Per cui noi non facendo niente di strano nella campagna acquisti, anzi riducendo il nostro budget per quelli che si chiamano rimborsi, malgrado questo siamo, abbiamo guadagnato una o due posizioni rispetto al campionato scorso. Per cui bisogna sempre stare attenti, perché la vittoria in un campionato o la retrocessione sono evidentemente relativi agli avversari che ti ritrovi, certo, in quel campionato. Roberto, poi vorrei dire la risposta sì, sul certo campo. Perché aggiungo però un'altra cosa a questa, a Raffaele. Tu negli ultimi anni, smentiscimi se non è vero, hai acquistato con soldi cartellini, con i cartellini di giovani calciatori, soprattutto provenienti da Verbania, ma questo non vuol dire niente. Soprattutto? Ne hai presi di giocatori dal Verbania, ne hai preso uno ancora recentemente. Ma non è vero. Coadio giocava nel Verbania, Barantani giocava. Ma no, se no, no, sto parlando di un investimento. Sì, sto dicendo che negli ultimi anni hai fatto la spesa casualmente a Verbania, perché a Verbania c'era un settore giovanile con bravi ragazzi e ce ne sono ancora volendo. Questo vuol dire che ancora non sei a posto nel tuo settore giovanile, che pure è uno dei migliori della zona. Ho parlato di 98. Ecco, che pure è uno dei migliori della zona, perché se no tu questi non li avresti comprati. Però li ha presi per la prima squadra, Roberto. Sì, li ha presi per la... peggio ancora. Eh beh, però... Ah, io guarda, non voglio mica nascondermi dietro queste cose. Aspetta, loro scusami, stanno facendo benissimo, anche il settore giovanile, però sono andati in questi anni a comprare giocatori già, non dico formati completamente, ma quasi... No. Per la loro prima squadra, vuol dire che il loro settore giovanile ancora non riesce a supportare la prima squadra. Io parlavo quando del supporterà... 98. Vabbè, certo. Il 98, perché il vero settore giovanile del Baveno, che settore giovanile che il Baveno ha da sempre, anche quando faceva la seconda categoria. Sì, i frutti li raccoglierai, certo. Okay. I frutti li raccogliamo, abbiamo cominciato a raccogliere i frutti dai pulcini di Pier Pissardo. Capito. Perché i 96... I pulcini 96, mentre allenava la prima squadra che ammazzava la seconda categoria, il Pier Pissardo
allenava appunto i Pulcini del 96. Quei Pulcini sono pian piano cresciuti e sono quelli che adesso cominciano già a darmi qualche soddisfazione. Prima Zanella, per non fare dei nomi, è effettivamente un calciatore che ha fatto tutta la trafila ed è partito dai piccolini. Uno presso. Ecco, uno. Beh, voglio dire, vorrei essere certo di prenderne uno all'anno. Vorrei essere certo, perché già nel 97 quello che lui ti sta dicendo, Roberto, sì, che il progetto nel settore giovanile sono è partito dopo, quindi i primi frutti li raggiungerà. Ma no, ma avrebbero dovuto raggiungerli anche prima. Però qualcuno te l'ha spiegato. Scusami, Rugarino 94 ed è nostro. Cioè viene fuori dal nostro. Bravo. Eh no, beh, certo, questo, i miei calciatori, te l'appoggio. Credo, certamente, credo di... qualcuno è venuto fuori. Però voglio dire, in una zona tanto povera ormai di materiale umano come la nostra, sì, fare un settore genere come state facendo voi è una gran cosa. Lo state facendo benissimo. Roberto, Roberto ti dice una cosa: l'ultimo grande settore giovanile qual è stato? Bramate, ma certamente erano altri tempi. Sì, dai, era nazionale. Non voglio fare statistiche. È troppo. Siamo troppo avanti per poter fare quei riferimenti. Sto facendo i riferimenti attuali. Sto dicendo che l'ultimo giocatore che ha giocato in Serie A e poco è Squizzi della nostra zona, che ha finito quest'anno, ecco, che di quei 5 o 6 della nostra zona che ha giocato 3 o 4 sono uscite da Ramati, ma questa è un'altra storia. Pagotto, tanto per dire l'ultimo, certo, che non è un esempio da un punto di vista vita personale, ma come giocatore, perché allora, Maradona lo è. Allora, appunto, ascoltate un attimo, sempre sulla Serie D, cioè, no, però di settore giovanile, però non mi ha risposto alla domanda che voglio fare, non mi ha risposto sullo stadio, presidente. Ah, sì. Non ho mai fatto la domanda. Sì, l'ho fatta due volte. Io bisogna coprire la gente che si bagna. A Baveno c'è un commissario straordinario. Eccolo là. Ho incontrato questo dottor Basilicata proprio. Basilicata di cognome? Basilicata è avvilente, è avvilente che nell'ultimo anno e mezzo il commissario si è dovuto intervenire a Verbania Baveno. Non dico niente di politico, però è avvilente. Ah, volevo per la classe politica del VCO. Volevo che sia di centrodestra, di centrosinistra. Je suis Charlie. Con la come penna. Giornalista, ok. Anche lì, però, potremmo discutere. Però. Non qui, senz'altro. Però, come categoria, ma a me la satira fatta così non piace. No, d'accordo. Solo lì volevo. Però, come categoria, come categoria, però fatemi capire. Io non voglio giustificare assolutamente nessuno, ci mancherebbe altro. Lungi da me pensarlo. Questi sono degli assassini, terroristi, assassini o assassini e basta. Non me ne frega niente. Sono d'accordo. Però, non continuiamo a incimentai. Incimentai. Ascoltate un attimo, fatta la parentesi politica. Dico che ripeto che è avvilente. Che no, non è politica. Verbania Baveno commissariato. L'ultima è avvilente. Questo è il mio pensiero. Esula dalla trasmissione sportiva. Però invece, a proposito di trasmissione sportiva, voglio sapere questo discorso di questo benedetto. Sì, allora io stesso ho esordito nel conoscere questo viceprefetto, che in realtà adesso è anche prefetto ad interim, perché il prefetto è stato spostato, per cui è anche altri incarichi. E quando ho detto a questa persona che ero molto dispiaciuto di quanto era accaduto, lui mi ha detto: ma non c'è niente da vergognarsi, perché io nella mia breve carriera sarò stato in una dozzina di posti a fare il commissario. Per cui dice: non la prenda proprio così male, non è una cosa però noi non siamo abituati. Che non siamo abituati. Comunque, fatta questa premessa, io ho chiesto a lui quali erano le sue intenzioni da adesso fino a, perché ho scoperto che le elezioni che si terranno potranno tenersi solo in un certo periodo, stamattina me lo dicevano, tra il 15 aprile e il 15 giugno e il 30 giugno, qualcosa del genere, cioè in quel periodo ci sono 60 giorni di tempo, non per a marzo farle. Per intenderci, se ho 60 giorni di tempo, sì, dicevo non a marzo. E questo signore mi ha chiesto bene, in dettaglio, quali erano le nostre aspettative, e io molto sinceramente e molto con tanto amore ho detto, cioè lui mi ha chiesto se io ero contento di quella parte di lavoro che non è stata realizzata e che non è neanche partita, e io molto sinceramente, perché io sono abituato, quelli che mi conoscono sanno come sono, ad essere schietto, e ho detto: ma veramente noi ci eravamo portati avanti, accollandoci un mutuo importante,
per sistemare campo, tribuna e illuminazione. Mancava il tassello finale, che era la copertura delle tribune, e noi avevamo chiesto all'amministrazione comunale di coprire le tribune. Poi, se veniva qualcosa d'altro, benvenuto, insomma. Certo. Però io ho il sospetto che abbiamo ancora chiesto... Ancora tutto in stand-by, cioè possiamo dire così, Raffaele? Sì. Quindi, allora, sì, nel senso che questo signore sicuramente non farà niente. No, certo. Questo certo. Signore si limiterà probabilmente... A fare l'ordinario, ovviamente. Sì, ma l'ordinario no, ma in particolare anche ad eliminare la copertura in amianto che attualmente... E questa è una bella idea. Ecco, questo, vabbè, era già un'idea di Ottinetti prima, di certo. Zoppi anche è prima. Sicuro. Per cui niente da dire. Però quello probabilmente, non sicuramente, probabilmente verrà fatto. E non per costa, il resto, e non chi vivrà, dice, dipendesse da me, io non lo farei mai, ha detto il commissario straordinario. Boh. Però io tra 3 mesi me ne vado, per cui quello che verrà dopo deciderà. Avrà delle motivazioni diverse. Anche qui aprirei una grande parentesi, perché non ho capito perché il commissario debba dire dipendesse da me, non la farei mai. Cioè, la sua opinione, tu, sua opinione è rispettabilissima. Onesto, non ha detto... Sì, sì, no, io relata refero. Sì, sì, però almeno si è espresso. Investire si in strutture sportive, forse i politici dovrebbero capire. E lo so, ma lui non vede questa come struttura sportiva. No, per amor di Dio. Però cioè, la palestra, ok, però il problema era, va bene, abbiamo già 2 palestre, e sì, la palestra anche mentre dico alla regia di preparare solo le interviste del Gozzano, visto che il servizio l'abbiamo già mandato sia sabato che domenica. Certo. Un flash anche su Borgomanero, Roberto. Ieri un'occasione persa, accorciato di un punticino da Val d'Aosta a Paolo Bogliasco, però con questo passo da Lumaca, è vero che ha fatto 2 punti nelle ultime 4 giornate, se non vado errato, però con 9 gol fatti, di cui 4 su rigore. In questo dura. Momento, se il campionato finisse adesso secondo le nuove regole che hanno portato da 10 punti a 8 i punti di distacco tra la terz'ultima e la sest'ultima, no, tra la quart'ultima e la serie D, non spaventare, io so che da noi sono 10, ecco, per cui... In questo momento Borgomanero, Rappallo, Bogliasco e Val d'Aosta sarebbero retrocessi. Novese San Colombano 22 sarebbe sopra la Novese, che all'andata ha battuto 2-1 il San Colombano, quindi in questo momento ci sarebbe un solo spareggio, un solo play out, e sarebbe in casa del San Colombano, San Colombano Dertona, a parità al 90° supplementare, niente rigori, la squadra meglio piazzata alla fine dei 120 sul pari si salva. In questo momento se vuoi sarebbe cambia così. Un allenatore a Tortona? No, io sto dicendo quel che sarebbe adesso. No, dico, se vuoi cambia, siamo già 3. Tre fatti. Dunque, andiamo a vederci le interviste di Gozzano 9, che ha visto anche Roberto, la prima sconfitta stagionale del Gozzano. Le interviste. Direi un primo tempo praticamente perfetto, poi nel secondo vi siete un po' abbassati in merito del Gozzano? Sì, merito loro, perché comunque è una squadra che ha queste potenzialità. Noi siamo stati bravi a soffrire e venire fuori nel momento giusto. Poi purtroppo mancandoci Bettini, Dario, 40, che sono quelli, uscito poi anche Seci, che sono quelli che magari sulle ripartenze ci danno la profondità, ci danno velocità, abbiamo sofferto, però va dato merito a sti ragazzi, perché comunque abbiamo lavorato bene sotto queste feste, non abbiamo mai mollato, ci credevamo. Siamo venuti qui convinti di riuscire a fare bene, poi siamo riusciti addirittura a vincere, questo è un di più sicuramente, però bene, bisogna fare proprio i complimenti a sti ragazzi. Ti chiedo questo, no? All'inizio della stagione avevate avuto qualche difficoltà, tant'è che si diceva che anche la tua panchina fosse in bilico. A me aveva sorpreso, per esempio, quando avevate fatto un gol a Baveno con tutta la squadra che era venuta a abbracciarti, no? Quindi era stato un messaggio chiaro da parte del gruppo. Infatti lo dicevo proprio adesso ai ragazzi, questo è proprio il lavoro di spogliatoio, di squadra, di gruppo, perché quando si vengono a fare partite come queste, con squadre come queste, è perché c'è un lavoro sotto che oltre a livello fisico, tecnico, c'è proprio un lavoro di gruppo, di spogliatoio. E in questo ce l'abbiamo sempre avuto ed è quello che probabilmente in questi momenti ci fa venire fuori. Chiedo questa cosa, insomma, adesso strezzate l'occhio ai playoff. Sì, siamo lì. Diciamo che noi siamo partiti dove la società, il presidente ci ha chiesto di raggiungere la salvezza, ci stiamo riuscendo bene, forse anche in anticipo riusciremo magari a raggiungerla e dopo sicuramente se ci troveremo ancora in quelle posizioni ci proveremo. Cosa non ha funzionato oggi, primo tempo? Nel primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo perché la squadra è un po' stanca, a mio modo di vedere, perché nell'ultimo mese e mezzo ci siamo allenati poco. E anche sotto il profilo emotivo non abbiamo dato quello che possiamo. Nel secondo tempo mi aspettavo che la squadra fosse ancora più stanca, invece ha avuto una grande reazione, quindi plauso ai ragazzi.
Poi ci sono magari delle squadre che per caratteristiche tecniche e fisiche mettono maggiormente in difficoltà altre. La 9 vi aveva già messo in difficoltà in campionato all'andata, in coppa? Non penso che questo sia o meno, io non sono d'accordo con te, perché nel secondo tempo, pur non giocando bene ma avendo una reazione emotiva, potevamo fare 2 o 3 gol. Insomma, non si parla male, non si parla mai degli assenti, però io ti chiedo quanto è importante un giocatore come Troiano a questa squadra, che io l'ho detto in telecronaca ed era d'accordo sia Curti che Baraggioli. Effettivamente forse è il giocatore cardine per caratteristiche, per leadership, per come detta i tempi. Sì, Troiano per noi è importantissimo, ma non dimentichiamoci che chi ha giocato in questo mese ha permesso al Gozzano di vincere 5-0 la partita in Coppa Italia, di vincere la finale di Coppa Italia, quindi per noi Troiano è importantissimo, ma anche chi ha giocato ha dato quello che poteva. L'aspetto negativo secondo me di questa gara è stato il primo tempo sotto ritmo, perché pensavo che la squadra, non allenandosi 1,5 mesi, perché non si è allenata, e magari si è allenata anche non brillantemente, però i risultati ti hanno portato un attimino così. Nel secondo tempo invece la squadra ha cambiato ritmo. Io non speravo, mi aspettavo che andassimo avanti ancora con quel ritmo lì, e invece forse è mancata un po' la parte emotiva nel primo tempo, perché se una squadra, come mi aspettavo, era stanca, nel secondo tempo non riusciva a fare questa prestazione. Si è tolta forse una scimmia adesso, un peso, questo dell'imbattibilità, del record? Sono tutte stronzate queste. Adesso stiamo qua a pensare che ci hanno tolti un peso di vincere le partite, fuori dal mondo questo discorso. Adesso si riparte con maggiore convinzione. Sì, se nel primo tempo c'era la convinzione che ha messo nel secondo tempo, secondo me non perde, che non abbiamo messo io per primo nel primo tempo, potevamo secondo me vincere la partita. Roberto, prima di andare in pubblicità, sì, mal di pancia passeggero, male di stagione, no, per il Gozzano direi. Ma insomma, l'anno scorso 3 squadre non hanno perso in eccellenza. Campobasso? Due di queste sono arrivate alla finale del Coppa Italia nazionale. Ponsacco? Campobasso e Ponsacco, la terza, è una squadra del sud che ha fatto 22 vittorie e 8 pareggi in 30 partite, la terza, non mi ricordo più come si chiama. E questo non succederà quest'anno, però siamo lì. Quante sconfitte farà il Gozzano? Sì, una l'ha fatta. 2 partite statisticamente. Ma sì, dai. Voglio dire, probabilmente è arrivata questa fase di calma, anche psicologica forse, più che di fatica, è arrivata dopo questa Coppa, vinta con merito, ma non stradominando la finale, da quel che mi risulta. Perché come tu sai, io le partite della finale a Novara, Novarello, non le vado a vedere. Te l'ho già spiegato, eh? Sì, sì, l'abbiamo sentito ieri in telecronaca. Ah, ecco. E quindi sono d'accordo con te anche questo. Troppe volte oggi d'accordo siamo andati. Adesso tra un po' litighiamo, dai. E quindi, detto questo, credo che la squadra sia talmente superiore che adesso Viganò naturalmente dovrà dire che siete tutti scarsi, che siete tutti delle bestie, che cosa avete combinato, la colpa è mia, la colpa è tua, la colpa di tutti, la cosa ricomincerà, saremo da capo. Certo, se affrontano le avversarie con il ritmo basso del primo tempo, su questo sono d'accordo, e qualcuno gli salta addosso e comincia a dire vabbè, vediamo un po' se riusciamo a portare lo 0-0 all'intervallo. In questo caso, con un bel gol e un colpo di fortuna, questa squadra è andata sul 2-0, poi solo la sfortuna non ha permesso nel secondo tempo al Gozzano di almeno pareggiare. Sono d'accordo. Sia ben chiaro. Pubblicità e poi ancora l'eccellenza. Eccoci di nuovo dopo la pubblicità e andiamo a vedere il rotondo 3-0 del Baveno contro il Grugliasco, un successo che ha fatto felice il presidente Racchini, ma non solo. Inizia bene il suo 2014 il Baveno, che vince in casa 3-0 contro il Grugliasco grazie a una buona prova soprattutto nel primo tempo, poi chiusa nel secondo. Ma andiamo a vedere cosa è successo nella cronaca al 16esimo, prima farsi vedere proprio, sono proprio i padroni di casa con Coaudio che controlla in area di rigore e mette un buon cross su cui però non arriva nessuno. La replica degli ospiti arriva un minuto più tardi con Sansone, pescato bene in area di rigore, ma la sua conclusione è fermata da Chiavarini al 22esimo, buon tiro da parte di Magliarano, sempre per il Grugliasco di poco a lato. Al 35esimo il Baveno
a rispondere appunto agli ospiti con Sogno, fortunato in area di rigore a cui gli ritorna il pallone dopo una prima conclusione, ma il suo mancino fiacco. Il vantaggio però arriva pochi minuti più tardi, ossia al 39esimo. Coadio controlla un buon pallone, vince il dribbling su Bertello, serve Sogno in area di rigore che a pochi metri da Orsini, non ha problemi a batterlo e a fare 1-0 al 40esimo. Ancora il Baveno protagonista, ancora Coadio a tentare lui direttamente la conclusione in porta di poco a lato al 44esimo, ultima azione questa volta per il Grugliasco, vicinissimo al pareggio da calcio d'angolo, eccellente la coordinazione di Procaccio ma è strepitosa la parata di Chiavarini. Si riparte nella ripresa con il Grugliasco a provare a fare la partita, a cercare quel pareggio che gli servirebbe tantissimo, ma è il Baveno invece a trovare la marcatura nella prima occasione del suo primo tempo, sia al 18esimo, liscio clamoroso in area di rigore da parte di Vito Bello, che lascia Coadio libero di calciare e di firmare il suo gol, il 2-0 per il Baveno. A questo punto la gara è tutta in discesa per il Baveno, che con un buon calcio di punizione con Sogno va di poco lontano dal gol. Al 31esimo il Grugliasco prova a dimezzare le distanze, Procaccio serve Sansone in area di rigore che tenta di superare Chiavarini ma è bravissimo l'estremo difensore a chiudere tutto. Al 38esimo però trova il gol, il definitivo appunto 3-0, il Baveno. Rugarriva trova tra le linee Sogno che a tu per tu con Orini segna la sua doppietta personale. A questo punto non ce la fa più anche il Grugliasco, sebbene provi comunque a tentare la marcatura e ci prova col calcio di punizione di Sansone che esalta ancora una volta Chiavarini, ma non c'è più tempo per il Grugliasco, si chiude con la vittoria del Baveno che vince appunto per 3-0. Volevo dare un flash solo per sentirci le interviste su Chiavarini, che ha avuto un ruolo non facile perché sostituire un idolo della tifoseria come Campana, all'inizio magari qualche prestazione non è stata ottimale e invece poi è salito davvero di livello, tanto da penso che sia insieme a Milan i due portieri migliori del campionato, no? Sì, Chiavarini è stato preso in un momento nel quale Campana aveva tanta voglia di tornare a casa sua, perché probabilmente può essere che un anno l'avrebbe ancora fatto Campana Baveno, l'ultimo l'avrebbe fatto, però quando Campana abbiamo capito che aveva voglia di andare via è stata molto intelligente la scelta di individuare questo ragazzo, un 84, quindi 6 anni meno di Campana, e che effettivamente dopo un attimo di ambientamento, dopo la grande preoccupazione che secondo me albergava in lui, che era raccogliere l'eredità di Campana, adesso siamo convintissimi e contentissimi che questo sarà il nostro portiere per qualche anno. Questo per esprimere delle interviste ancora sui giovani, no? Novità in vista? Ancora. Novità in vista, cioè nel senso il Baveno... No, dicevo il discorso generale. No? Sì, in generale, allora... le società di eccellenza verranno convocate dal presidente Bacchetta verso la fine di febbraio, primi giorni di marzo, perché a fronte di una sua esplicita richiesta, se noi 36 avevamo intenzione di parlarne, quello di cui sto dicendo, la nostra risposta è stata sì, e quindi parleremo, senza aver preso per ora nessuna decisione, dell'opportunità di tornare, di portare i giovani a 4, mantenendo fermi il 94, per cui l'anno prossimo entrerà il 97, il 96, il 95, però il 94 raddoppierà, per cui... Allora, velocemente fatto così Roberto. Sì, cosa cambia? Cosa cambia? Non morirà mica nessuno se decidete in una maniera o nell'altra. Dimmi cosa cambia, siamo nel 2016, decidi per il 2016 e mi dici che terrai un 22enne in più in squadra. Non c'è problema. Ma che problema c'è? Però il problema sta nel fatto che due società hanno detto che non erano d'accordo. Ma pensa, cioè, questo te, è, pensa te che maghi. Io ritengo che sia una... No, non lo so, ma no, lascia stare, ma chiunque sia, ma non sanno molti
fare aritmetica, 1994-2016. Roberto, spiegalo un po' ai nostri telespettatori. Aritmetica. Perché adesso dico sempre non aritmetica. Non dire matematica perché ti salto addosso. Lo so, aritmetica. La matematica invece comprende, l'aritmetica anche la geometria. E anche l'algebra. E la trigonometria. Bravo. Oh, okay, Presidente, ti vedo bene, sei laureato. Sono laureato sei in fisica. Sei laureato in fisica. Okay. Quindi queste cose le sai. Nozioni. Interviste di Bavino Grugliasco. Mister, al di là di quello che diceva la classifica, Grugliasco è venuto a fare una buona partita, voi però siete stati più bravi, 3-0 è importante vincere anche per iniziare bene l'anno. Sì, temevamo la ripresa perché tante volte nei campionati, quasi tutti i campionati, la ripresa è un po' un'incognita, l'aveva dimostrato la domenica scorsa anche la Serie A per paradosso, l'ha dimostrato ieri il Gozzano, quindi la temevamo, avevamo vinto anche con difficoltà anche l'andata con loro, anche oggi è stata una partita abbastanza complicata al di là del risultato che secondo me non rispecchia i valori della partita odierna, è ampio il risultato 3-0 perché il nostro portiere ha dovuto fare un paio di interventi importanti, però per noi l'importante era vincere, siamo partiti col piede giusto e quindi è un risultato positivissimo in ottica playoff. Secondo te come vedi la tua squadra da qui verso appunto la fine del campionato, vedendo anche che comunque se tieni dei tifosi, qualche tuo giocatore, andiamo a prenderli, anche se la distanza comunque rimane sempre molto ampia? Sì, ma questo perché siamo una squadra ignoranti, nel senso di scherzosi, e quindi voglio dire, è una battuta che veniva fuori, ma perché il Gozzano fa un campionato logicamente a parte, ci sta una battuta d'arresto, c'ha 10 punti e non li prenderà nessuno, voglio dire, ma per il secondo posto noi ci siamo, che in questo momento il vero obiettivo nostro. Molto bene Sogno, i recuperati si recupereranno? Entro quanto? No, diciamo che secondo me Sciala e Trentani oggi, diciamo che da un punto di vista clinico erano guariti, però è la prima settimana che hanno iniziato a lavorare con la squadra, quindi era un rischio doverli mettere visto che la partita si era incanalata sul 2-0, perché sull'1-0 avevo pensato di schierarli perché era comunque difficile e quant'altro, andando sul 2-0, 3-0 mi ha dato spazio anche dei ragazzi del 97 e 98 che stanno facendo bene ed era giusto in una partita più tranquilla non rischiare gli altri due giocatori perché il risultato diciamo apparentemente era acquisito, per cui abbiamo fatto questa scelta, però penso domenica di avere a disposizione. Mister, forse in questo caso il risultato non rispecchia pienamente quello che è stata la partita, avete giocato una buona gara, purtroppo forse quello che è mancato è proprio il gol. Sì, da inizio stagione che mi sento fare le stesse domande, dire le stesse cose, giustamente è vero, abbiamo giocato alla pari contro una squadra attrezzata, una buona squadra, e poi noi siamo una squadra giovane e oggi eravamo anche parecchio rimaneggiati, però non è quello il discorso. Il fatto che il primo errore che facciamo siamo castigati e poi ovviamente abbiamo creato 3 o 4 belle occasioni, palle gol, ma è andata così. Comunque ogni partita è sempre la stessa solfa. giochiamo bene, poi al primo errore prendiamo gol e andiamo un pochino, vabbè, poi gli ultimi 20 minuti non c'è stata più storia, però insomma. Eravate anche chiamati un impegno non facile, in casa della seconda, dopo comunque aver riuscito a fermare la prima della classe a fine 2014. Sì, bene, abbiamo giocato bene l'ultima, oggi altrettanto bene, ci è mancato forse quel pizzico di convinzione, ci mancavano 2 o 3 pezzi di esperienza, perché oggi avevamo 4-5 under dentro, tutta la panchina under, 97, niente, questa è un'annata un po' così, però ovviamente diciamo che le partite che ancora... Ovvio che era importante anche oggi, per carità, però ora abbiamo 7-8 scontri praticamente diretti con tutte le squadre che sono vicine a noi e dobbiamo fare per forza punti. La prestazione sicuramente c'è, quindi questo conforta. Dopodiché si fanno degli errori come abbiamo fatto nel secondo gol, dove siamo riusciti a sbagliare 3 passaggi nell'area nostra e quando è così diventa difficile, insomma, però andiamo avanti. Lui sarà la Melfi. Dunque, parliamo anche della parte bassa della classifica prima di Reggio Emilia Varallo Pombia e voglio chiedervi questo, no? Insomma, ieri c'è stata la vittoria importante del Santià a Bioglio, c'è stato questo mini break,
c'è questo mini allungo, no, di chi sta un po' davanti alla zona play-out, perché ci sono 4 punti adesso tra Junior Biellese e Omegna. E Santià ha vinto, è andato a 25, cioè, e l'Omegna ha solo pareggiato, però insomma ha messo 6 punti sulla terz'ultima che è il Verbania. Qui valgono i 10 punti, mi dice Ranchini, bisogna già cominciare a dare un'occhiata anche a questo, teniamo conto però che il Verbania è un 14 che in realtà è un 17. Quindi un punto e mezzo glielo dovremmo ridare, dividendo i 3 punti tra andata e ritorno. Ma tu guardi e se 14 non arrivi... perché sono 14 purtroppo, lo so, non lo fa so, testo, lo so, lo so, me li segni tu. E se non ne arrivano altri addirittura di punti di penalizzazione, perché... Beh, sappiamo che a febbraio ci sarà questa... anche no, ma di là certo. della l'istanza di ecco. Febbraio che verrà discussa. No, ma io però parlo di problemi Omegna sportivi. Omegna, su chi deve fare la corsa per uscire dalla zona play-out press? E voglio dire, la Biellese in questo momento è decisamente, ha decisamente qualche problema interno, per cui la messa peggio secondo me è effettivamente la Biellese, perché il Santià, che non è uno squadrone assolutamente, no. Però ogni tanto hai col... fuori. Sì, sì. Esatto, ha fatto 9 punti nelle prime 3 partite. Vabbè, vai a saperlo, comunque ha fatto 9 punti nelle prime 3 partite. Ieri ha ripetuto e sono diventati 6 i punti che ha fatto contro certo. La Biogliese. E per cui è difficile riuscire a individuare una squadra che sia nel mirino dell'Omegna. L'unica, secondo me, la più pericolosa, quella che nella situazione più di pericolo è l'amico Ariezzo. Omegna, Varallo Pugno, Donatello Zucca. Omegna 0, Varallo e Pombia 0, questo è l'esito del derby andato in scena alla Liberazione e che ha visto come grande protagonista purtroppo il vento. Si parte con il minuto di raccoglimento in memoria di Vincenzo Lenzi, Omegna che gioca anche con il lutto al braccio. Dopo 7 minuti il Varallo e Pombia è già costretto ad un cambio per l'infortunio di Pescarolo. Esce il numero 10 in maglia granata, dentro al suo posto Capacchione. Al 15esimo sinistro rasoterra di Blanda che viene bloccato da Fovan. È una partita che stenta ad entrare nel vivo e che offre pochi spunti. Al 26esimo però da uno di questi spunti l'Omegna potrebbe sbloccare il punteggio. Solo la traversa dice di no a Danini, che calcia in mischia, riprende Romano, la palla termina sul fondo. Al 34esimo calcio di punizione di Tiboni, deviata dalla barriera, a Cordino riesce lo stesso però a neutralizzare la conclusione. Stessa musica nel secondo tempo e bisogna aspettare 17 minuti per vedere uno spunto da parte di una delle due contendenti. Bogani serve la corrente Cabrini, rasoterra che si perde sul fondo. Al 19esimo Fovanna con i piedi respinge una conclusione ravvicinata di Vasoio. Al 20esimo, un minuto dopo, il Varallo e Pombia va in gol, ma Blanda è terminato in posizione di fuorigioco e il gol viene quindi annullato. Reclama un calcio di rigore la formazione di casa al 27esimo per un presunto fallo di Viganò ai danni di Cabrini. Sale tra i protagonisti però al 36esimo il portiere rossonero Fovanna, che con i piedi dice di no ad Asiedu Ofosu che si era fatto largo in area. Ancora Asiedu Ofosu protagonista sul finire del match. Al 43esimo il suo spunto viene bloccato da Fovanna che chiude sul primo palo. Dunque le immagini della partita, andiamo subito anche a sentirci le interviste di Donatello Zonca dopo questo pareggio che sicuramente in un certo senso sta bene a tutte e due. Varallo e Pombia che torna da Omegna con un buon punto, però forse alla fine pensavi anche di conquistare il bottino pieno, se Fovanna non fa quel miracolo su Asiedu Ofosu. Sì, è stato un bravissimo portiere, però... penso che nel complesso della partita il pari ci sta tutto, insomma, anche se non è stata una grandissima prestazione, però un pari ce lo teniamo ben stretto, va bene così. Partenza da handicap, perché dopo 10 minuti neanche, già dovuto rinunciare a Pescarolo, non avevi preparato in questa maniera la partita? Purtroppo un infortunio grave, sembra che sia rotto all'ulna il radio, quindi presumo che avrà finito la stagione. Beh, certo che per noi è un giocatore importantissimo, però abbiamo messo Lionello centrale, è entrato Capacchione, ha fatto bene comunque, insomma. Senti, all'andata con l'Omegna avevi perso, poi hai comunque conquistato 30 punti
vuol dire che ne fai uno in più nel girone di ritorno. Non sarebbe male, però all'andata abbiamo fatto veramente la peggior prestazione dell'anno, quindi venire qui comunque fare un pari, ripeto, lo portiamo a casa ben, lo teniamo ben stretto, siamo contenti, anche se, ripeto, una grandissima prestazione e una grandissima partita non l'è stata. Anno nuovo, vita nuova, ti ho visto tranquilla in panchina. Perché ho l'influenza, cioè ho 38 di febbre, per quello che sono tranquillo. Come giudicare il pareggio? Comunque è un punto importante contro un'ottima squadra. Sicuramente per il punto, sicuramente, perché poi alla fine potevamo anche perderla se Fofana non mi fa il miracolo. Potevamo vincerla nel primo tempo, un punto buono perché contro una squadra ultimamente aveva sempre vinto. E quindi a noi va bene così. Non abbiamo giocato bene, ecco, quando c'è il vento così è sempre, infatti non è venuta fuori una bella partita. Nelle file del Varallo Pombi dicevamo prima con mister Ferrero l'infortunio di Pescarolo, anche tu però hai dovuto rinunciare nella partita in corso a Romano. Sì, Romano è caduto male sulla spalla, così, no, mi spiace, Romano non penso che sia una cosa grave, mi spiace per Pescarolo che si è rotto il braccio, sicuramente, perché ho visto che era proprio messo male il braccio, gli faccio un in bocca al lupo. Veramente hanno nuovo vita nuova, perché sembra un altro Tabozzi. No, sono ammalato veramente. Poi quando c'è la donna arbitro, io le donne le preferisco con i tacchi e i jeans. Arbitro no. Poi ho visto uomini fare di peggio, però preferisco vederle con i jeans e i tacchi. E voi come le preferite vedere? Le donne? Raffaele? Ma io non ho avuto l'esperienza di due o tre arbitri femmina, ma io non le ho giudicate, però, male quelle che mi sono venute. Ha ragione lui, meglio vederle in jeans e tacchi, insomma, le donne. Beh, ma però adesso non puoi mica... No, è una battuta, Roberto. Ah, la metti come... Io non ci vedo più, da così, a 7-8 metri le donne non le vedo ormai più. Io ho un ricordo terribile... È un ricordo delle donne? Di un 3-0 a Galiate tanti anni fa, trasformati in 3-3 dalla presenza di un arbitro femmina, la quale poi ha detto mi scusi, ho vinto partite, però è vinto da 3-3, ma fa niente, voglio ma dire. Ma dai, fa parte del calcio. Più bravo, io ne ho viste alcune anche brave in quarta serie negli anni scorsi, brave, volitive, sto parlando di arbitro. C'era ieri c'era un episodio dubbio per parte, sì. Insomma, il rigore non dato netto su Cabrini. Ma ne avresti parlato se l'arbitro era maschio? No, io non ho detto... No, ti domando, ne avresti parlato se l'arbitro era maschio? No, io sto dicendo dell'arbitro... Se sbaglia un arbitro, non hai sentito l'intervista Bozzi, ha detto che lui preferisce, ma certo che fa bene a preferire gli arbitri, quando aveva qualcosa da dire anche con gli arbitri maschi ne ha dette ben di peggio, non le ha mandate a dire, si vede che non si è comportata dunque malissimo. Ieri ho visto Verbagna e devo dirti che ho visto un gran bel Verbagna, Roberto, insomma, nonostante io tutto, ti credo sulla parola, perché quelle poche volte che ho visto il Verbagna, l'ho viste poche volte purtroppo perché mi piange un po' il cuore, ho sempre paura che mi prendano l'imbarcata in casa e ho faccio fatica ad andare a vederla, però quando l'ho vista in Coppa Italia così, ho visto quei 3 o 4 ragazzi che adesso non ci sono più, perché uno ha segnato ieri, l'altro è andato alla Sestese, Magnoni sono andati via un po' tutti, Uno è venuto da noi, quando li avevo visti mi erano piaciuti molto sti ragazzini. Ti faccio vedere ancora il Verbagna 2-2, il pareggio contro il Volpiano. Il Verbagna esce tra gli applausi meritati del suo pubblico, pareggia 2-2 contro il Volpiano, terza forza del campionato, e dimostra a tutti che non è affatto morto. Il primo tempo si apre al 15° con un dribbling di Amoruso che salta 3 uomini ma poi non riesce a calciare. Al 16° sul ribaltamento di fronte il gol del Verbagna, gran cross di Valci, Dengujoy ben appostato irrompe e segna il gol dell'1-0. Al 20° il diagonale di Amoruso trova la risposta di Ramazzotti che sarà assoluto protagonista del match. Al 33° tiro di Melluzzo dai 20 metri, Ignazzi senza problemi. Al 35° l'1-1, il lancio di Menabola, difesa del Verbagna è scoperta e Amoruso con una bel diagonale pesca il jolly. Al 41° ancora il Volpiano, Mascolo si divora clamorosamente la palla del 2-1. Al 45° il tiro alto di Ronny Etulla. Nella ripresa dopo 2 minuti Mascolo davvero non riesce a concretizzare una favorevolissima occasione. Al 5° Dengujoy in uscita, Ignazzi si salva sulla palla vacante, Etulla calcia incredibilmente a lato. Al 17° Amoruso non riesce a mettere dentro la palla che sembrava davvero clamoroso
non riuscire a mettere a punto in porta, poi al 23esimo, al 24esimo si esalta Ramazzotti. Prima è superlativo su un tiro di Valsecchi che va a incocciare la traversa. Sulla successiva poi azione è bravissimo ancora a dire di no alla botta dalla distanza di Ferone. Al 25esimo ancora Ramazzotti salva su Santoro con un balzo felino. Il Verbania però trova il vantaggio al 35esimo. Botta di Progni dai 25 metri, palla nell'angolino basso e 2-1 che fa esplodere il Pedroli. Al 41esimo Santoro stoppa la palla, si gira e trova il 2-2 del Volpiano in pieno recupero. Al 48esimo contropiede di Dengu Joy che difende la palla e scarica un destro terrificante, il suo diagonale però va a sbattere contro il palo interno, finisce 2-2. Altro apparato. Se entra vince il Verbania. Però ha fatto delle belle parate anche Ramazzotti, quindi possiamo considerare una bella prestazione per entrambi, ma soprattutto per il Verbania, mi dicevi? È contro il Volpiano. Tengo conto di questo. Tu pensa se non ci fossero questi problemi economici? Che campionato tranquillo sarebbe... Non c'entra niente. Lo so, ma che campionato tranquillo sarebbe stato con i giocatori che avevano all'inizio? Allora, ti faccio questa domanda, tanto lo sai, come va a finire? Come va a finire? Che ne so io? Che ogni volta, però... Come va a finire? C'è mica questa faccenda della richiesta del fallimento presentata in tribunale, rinviata a febbraio perché non era, mancata la comunicazione al diretto interessato, tutte quelle cose che si fanno nei tribunali spesso e volentieri. Per una cifra così bassa si può anche fallire, eh? Possono anche attaccarsi degli altri, come è probabile, perché ormai se parte uno non puoi più fare il concordato. Adesso io non mi ricordo più perché il giornalista di quel tipo l'ho fatto dal 72 all'80 e qualcosa, ma mi ricordo che a quei tempi, uno che deblocca concordato, per fare il concordato bisognava che tutti i creditori fossero d'accordo, accettassero in partenza di rinunciare a una parte di quello che loro aspettava, ma bastava uno che dicesse no, io per 20.000 lire non ci sto, e il concordato finiva lì. Certo. E quindi il concordato non si può più fare. Certo, vedremo quello che succederà. Le parole di Mastro Pasqua adesso. Mister, sei più contento per la prestazione, direi quasi da libro cuore, della tua squadra, o rammaricato perché davvero potevano arrivare quei tre punti se quel palo non avesse fermato quel diagonale? Tutte e due. All'inizio gara un punto l'avrei firmato subito, come le nostre condizioni tutti sanno, che eravamo contati con degli infortunati. All'ultimo momento mi è mancato Andrea Di Carlo, non ce l'ha fatta, ha dovuto far giocare il 98, un allievo, e questo, cioè, veramente libro cuore e rammaricato, perché alla fine vinciamo 2-1, mancava 5 minuti e abbiamo preso il palo interno con Christopher gli ultimi 20 secondi. E tutte e due, però veramente fantastici. Questi ragazzi sono orgoglioso di loro, perché veramente oggi non me l'aspettavo una prestazione così, perché siamo partiti il 3 agosto, abbiamo fatto non tantissimi allenamenti, il ragazzo nuovo è arrivato l'altro giorno, ha fatto un allenamento, insomma una squadra quasi nuova, di giovanissimi, bene, molto bene, sono contento. Giocando così il Verbania può pensare davvero alla salvezza? Sì, certo. Io ho parlato con i ragazzi, ho parlato con loro, ho detto che ce la giochiamo fino alla fine. Io con loro ho parlato chiaro e fino alla fine siamo qua per giocarci la salvezza. Arriverà qualcuno, in settimana uno o due arriveranno, e loro lo sanno. Per batterci devono veramente giocarsela fino alla fine, diciamo, devono sudare, come si dice, le sette magliette. E sono convinto che fino alla fine siamo lì per giocarcela. Non ci sono più i 1000 spettatori qualche anno fa, però alla fine è stato, penso, bello anche per voi sentire quei 50-100 spettatori che c'erano a gridare Verbania, Verbania. Beh, questa è un'emozione, perché oggi la partita di oggi è stata emozionante. La partita era apertissima, abbiamo fatto calcio, io faccio calcio con i ragazzi, non mi chiudo, loro lo sanno, forse è la nostra forza, quella di attaccare, e poi vabbè, di tanto rischi, ma noi attacchiamo. Oggi abbiamo creato 4-5 palle gol, anche loro. Questa è emozione per il calcio, per la gente, e siamo qui, i ragazzi lo sanno, e questo è importante per la gente. Io voglio che la gente venga allo stadio per le emozioni che hanno trovato oggi, poi dopo il risultato è a fine se stesso, comunque è l'emozione. Oggi è stata una grandissima partita e dobbiamo continuare così. Dunque, le parole di Mastro Pasqua, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Dilettanti per Dire. Non so se volevate aggiungere qualcosa, Raffaele. Ma io auguro... Buon anno. No, buon anno a tutti, senz'altro, vabbè, ormai è acqua passata.
Io da quello che sto vedendo, da questo Verbania che sto vedendo e dall'Omegna con la grinta di Tabozzi e di tanti nostri ex, io spero proprio che riescano a fare il doppio ovetto fuori dalla cavagna, perché ovviamente per me il fatto di giocare col Verbania, ma anche la soddisfazione, e poi anche l'incasso che lasciano il tempo che trovano. E poi quando vedo Riccardo sono felicissimo. Allora insomma, vedi che bisogna dire buon anno. Buon anno anche a Riccardo e Laura. Io dico le stesse cose che dice il presidente, che le dice sull'Omegna e sul Verbania, che lui le dice col cuore da sportivo. Io le dico due volte più forte di come le dice lui. Ok, va bene. Grazie a Raffaele Ranchini, grazie a Roberto Cominori. Grazie, tanti per dire. Torna lunedì prossimo, come sempre, alle 20.35.